Qui non si tratta di affermare le proprie idee, ma di venire incontro a un testo, caro Ignazio, che sia condiviso. E voglio ricordare come mai al Senato, col voto segreto, il testo del Senato e quello della Camera da noi, diciamo così, che sta per essere licenziato dalla Commissione, ha avuto più voti rispetto alla maggioranza. Come mai? Questo lo sapete tutti quanti. Il voto segreto, evidentemente, nel segreto dell'urna, ognuno vota secondo la propria coscienza. Quindi, secondo me, il testo che noi proporremo alla Camera è un testo che va verso una trasversalità, al di là delle ideologie e del credo. Il credo non ci deve entrare per niente. Ripeto, ha poca importanza che sia un cattolico, però sono probabilmente convinto di quello che riferisco. Volevo fare tre considerazioni. Uno, poi ritorno a questa legge qui. Siccome mi riferisco alla tavola rotonda precedente sulla legge 40, io fui uno dei propositori di un emendamento, credo che Palagiano, Orlando, della Vedova se lo ricorderanno, non so Polletti se tu c'eri, è quello della crioconservazione dei gameti. Io non so, allora, la vita è un bene indisponibile, la vita propria, la vita altrui, tutte e due, Orlando, secondo me la vita di tutti quanti è indisponibile. Una volta che c'è la vita, una volta che c'è la vita, quindi non entro, quando comincia la vita, questo è un problema che nessuno ha risolto, ma biologicamente e nel momento della fusione dei due gameti, allora io feci un emendamento nel dubbio. Se io vado con lui a caccia e lo perdo di vista e vedo muoversi dietro a un cespuglio qualcosa, mi deve venire il dubbio che dietro a quel cespuglio ci sia un animale oppure un polletri, non ti farà con un animale. Quindi non sparo. Allora io dico, nel dubbio ci sono delle strade alternative. Per esempio la crioconservazione dei gameti. Allora ricerchiamo gli ovuli, crioconserviamo gli ovuli, studiamo gli ovuli. Lui sparava? No, non credo, neanche Marino sparava. Andiamo a differenza della Lega. Vediamo giovedì. Quindi crioconservazione dei gameti nel dubbio, perché allora l'ovulo fecondato, io sono contrario alla crioconservazione dell'ovulo fecondato perché la vita inizia nel momento in cui lo spermatozoo penetra nell'ovulo. Avete dei dubbi? Tutto il rispetto che ci siano dei dubbi, come no? Nessuno deve imporre all'altro in un regime democratico, in una democrazia le idee proprie, nessuno assolutamente. Però se c'è nel dubbio e c'è un'alternativa, seguiamo le alternative. Tra l'altro, e termino su questo aspetto, dice l'embrione fino al 14° giorno in poi è vita. E allora come la mettiamo? Chi l'ha detto? Al 13° giorno e 59 minuti non è vita? E come la mettiamo poi allora la legge 194, che va osservata in un paese civile, va osservata la legge in tutti i suoi aspetti? Quindi qui sono dei dubbi e delle considerazioni da fare nella maniera più assoluta. Tornando alla legge dichiarazione di libertà di trattamento, ricordiamoci, qualcuno l'ha detto, che non è soltanto questo, la legge titola a tre problemi: alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazione di libertà di trattamento. Per me sono inscindibili questi tre aspetti, e specialmente l'alleanza terapeutica. Ora mi domando, l'alleanza terapeutica si realizza attraverso un contatto, un colloquio, una fiducia reciproca tra medico e paziente? Io ho fatto il medico per tanti anni in ospedali romani, sono stato anche fortunato perché una sola volta mi è stato chiesto un'eutanasia. E voglio dirvelo rapidamente, tanto, questo giovane che soffriva terribilmente perché aveva un tumore metastatico multiplo, mi fece dire dalla moglie che lui voleva farla finita e voleva che io l'aiutassi in questo. Io parlai a lungo con questo giovane che mi è rimasto impresso e mi disse, io dissi forse inconsciamente, ma se io non la facessi più soffrire? Dice, ma io non voglio soffrire, non voglio morire, voglio morire senza dolori. E mi ricordai, da cattolico, quello che diceva Pio XII, prima che Potter coniasse il termine bioetica: è lecito dare un farmaco per lenire il dolore, anche se, una volta espletato, questo secondariamente
dovesse abbreviare la vita. E io mi sono sempre comportato in questo modo nella mia vita professionale e non l'ho mai dimenticato. E questo giovane morì ugualmente, ma morì senza dolori. Io feci delle dosi efficaci, secondo me, secondo scienza e coscienza, di antidolorifici, quegli antidolorifici che noi abbiamo voluto codificare, che in Italia pochi medici sanno attuare e noi nella mia generazione all'università nessuno ce l'ha insegnato, la terapia, le cure palliative e la terapia antidolore. Noi abbiamo richiamato all'articolo, al comma 3 dell'articolo 1 questo aspetto, una legge importantissima votata all'unanimità dalle Camere e dal Senato e che attualmente è in vigore. Ora, un altro aspetto è quello dell'accanimento terapeutico e della vincolabilità, poi mi fermo. Sì, perché carne al fuoco ce n'è molta. Lo so, d'altronde sì, vero, sono problematiche. Prego, certo, allora, certo. Cerco di essere telegrafico. La vincolabilità o non vincolabilità? Prima sentivo la professoressa, non mi ricordo come si chiamava, chiedo scusa. Ecco, professoressa. Ora, io credo che se una cosa è vincolante, io non posso prendere una decisione diversa, perché sono vincolato da quella decisione. Allora, se io oggi che sto bene, facendo gli scongiuri, faccio la dichiarazione anticipata di trattamento, che io ammetto, e dico che un domani, se mi trovassi in quelle condizioni, non voglio che mi si faccia certe terapie, va osservato, dice la Convenzione di Oviedo, ne deve tener conto. Ricordiamoci però, non stiracchiamo le leggi come vogliamo noi. La Convenzione di Oviedo parla di tener conto e il medico ne deve tener conto. Ne deve tener conto a beneficio del soggetto, non deve tener conto per sua soddisfazione. Per cui, quando non ne terrà conto, come diceva la professoressa, quando ci sia un progresso scientifico, non miracoloso, professor Mori, che i miracoli, il miracolo appartiene alla sfera diversa dal progresso scientifico. Ora, il progresso scientifico ci ha dimostrato come è possibile le tecnologie, le tecniche, eccetera, portare avanti delle, per esempio, ricordate nel campo dei linfomi, che cosa succedeva prima? C'era una moria notevole di soggetti, oggi guariscono moltissimi soggetti grazie all'applicazione delle cellule staminali. Non voglio entrare in questo argomento. La donazione del cordone ombelicale, ne stiamo parlando in questi giorni, l'onorevole Palagiano e l'onorevole Polledri in Commissione Affari Sociali. Quindi, però, ecco, ripeto, se ci fosse un progresso scientifico, medico o chirurgico, per cui quella patologia per la quale io ho dichiarato di non acconsentire a nulla dovesse trovare di giovamento senza accanimento terapeutico, perché non farlo? Se io fossi vincolato al desiderio non potrei fare nulla. Ecco perché la non vincolabilità. E termino sull'accanimento terapeutico. Non va mai fatto l'accanimento terapeutico. Logicamente l'accanimento terapeutico, è ribadito nel testo della legge, l'accanimento terapeutico, e lasciatemelo dire, non sono certamente qui rappresentante del Magistero, il Magistero della Chiesa ne parla a strafottere tante volte di questo, dei mezzi sproporzionati e proporzionati. Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, la nota, la dichiarazione Iuris et Bono del maggio 1980, la sospensione di questi trattamenti nel momento in cui sono inefficaci, una persona va incontro nonostante il ricorso a mezzi di cura proporzionati a imminente morte, non equivale al suicidio o all'eutanasia, esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte. Ora, al di là di questo, mai un medico deve fare accanimento terapeutico. Accanimento terapeutico che significa, come qui, rivolgersi anche a scienza e coscienza a quello che il medico sa fare, può fare, considera di fare, tenendo presente le volontà del paziente, se questo è in grado di darlo, o dei familiari. Nel testo, e qui termino, il testo nostro della Camera, io credo che sia un passo avanti rispetto al Senato. Uno, ha introdotto quando si può sospendere l'idratazione e nutrizione. Due, ha ampliato la platea, non ci rifacciamo soltanto agli stati vegetativi, ma a tutti i soggetti che si trovassero nella condizione permanente, capace di intendere e di volere. Terzo, abbiamo introdotto il ruolo dei familiari, che nel Senato ve ne avete dimenticati con Ignazio Marino. Io non dico tu, ve ne avete dimenticati. Ma se io non nomino un fiduciario, chi è che deve salvaguardarmi, tutelarmi? Abbiamo introdotto il ruolo dei familiari secondo il Codice Civile.